Scusa. Ecco, adesso. Ecco, possiamo partire. Buonasera. Vorrei circoscrivere l'ambito di questo intervento, perché vorrei essere abbastanza rapido per dare la parola a Romolo Bucaro, che credo sia la parte più interessante di questo incontro. Allora, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, si assiste all'emersione di un nuovo panorama letterario. È difficile da decifrare, estremamente variegato, con produzioni molto diverse tra di loro e che apparentemente non ha un filo conduttore, ma che è collegato al desiderio innovativo di molti esordienti. Grosso modo sono giovani scrittori che sono nati tutti intorno alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, che ritrovano una ricchissima vena narrativa. Questa sorprende questo fenomeno, veramente copioso al punto tale da diventare un vero e proprio caso editoriale. Le case editrici comprendono la novità e l'importanza di questa nuova produzione. Dicevo, sorprende questo fenomeno perché si deriva la cultura italiana, a partire dalla fine degli anni 50, negli anni 60, a una messa in discussione della forma tradizionale del romanzo. E le neo-avanguardie avevano considerato il romanzo tradizionale, in particolare quello italiano, anche a proposito di scrittori conosciutissimi, noti come Passani, Cassola, come un fenomeno residuale e ormai superato, e prospettavano la ricerca di nuove forme di scrittura. In più si veniva da anni in cui sembrava che i giovani cercassero forme di espressione del tutto alternative. Fondamentale la musica è il mezzo attraverso cui trovare di dare il modo per dare forma alle proprie esperienze, oppure il fumetto, oppure il cinema. Riviste che guardavano la musica, il fumetto, erano le letture preferite. Quindi, di fronte a una situazione di questo genere, sembra veramente strano che molti giovani ritrovino nella narrazione, in un senso anche novecentesco, tardo ottocentesco, una forma per esprimersi. È vero che questa riscoperta del romanzo era già stata segnata da esperienze narrative molto importanti negli anni 70, così alcune indicazioni cronologiche che possono costituire dei riferimenti facili da recuperare. Per esempio, nel 1974 era uscito un romanzo che ha avuto un grande successo di pubblico e inizialmente molto meno di critica, come La storia di Elsa Morante, una scrittrice di grandissimo spessore, di grandissimo valore. E anche il romanzo, credo letto oggi, riproponga tutta la sua forza narrativa e anche morale. E nel 79 un altro scrittore notissimo, che costituiva un riferimento per la cultura italiana, esce con un nuovo romanzo che un po' gioca con la forma romanzo, ma di fatto è un romanzo, è Se una notte d'inverno, un viaggiatore di Italo Calvino. Nell'anno dopo uscirà per la firma di un intellettuale che fa parte ormai incontestabile dell'establishment culturale italiano, un vero e proprio caso mondiale, che è Il nome della rosa di Umberto Eco. E tuttavia, anche se ci sono questi esempi così notevoli, così importanti, il fatto che ci siano giovani scrittori che sentono la necessità, come dicevo prima, di esprimere, di raccontare le loro esperienze, recuperando questa forma
narrativa o addirittura il racconto breve, che in Italia, a parte poche rare eccezioni, non aveva mai, più grande nel Novecento, più grandello ovviamente, non aveva trovato molto interesse da parte dei giovani lettori, e dicevo colpisce, e colpisce anche per la novità dei temi, degli argomenti affrontati, perché questi giovani scrittori raccontano, diciamo così, l'esperienza, scelte esistenziali, quasi sempre la frustrazione e l'ansia dei giovani che sono passati attraverso gli anni della contestazione e dell'aspettativa di una trasformazione profonda, direi radicale, nella società italiana, e in queste aspettative sono rimasti frustrati. Per certi versi questa generazione, diciamo, ripeto, i scrittori nati intorno agli anni 60, 1960 può essere considerato così, un po' una data di riferimento, un po' prima e un po' dopo, e diciamo questi giovani scrittori potrebbero per certi versi ricordare quella generazione di scrittori del Settecento che alla fine del Settecento e i primissimi anni dell'Ottocento esprimono un senso di ribellione nei loro romanzi, nei loro libri, e un'ansia di cambiamento frustrata. Il Goethe si parvalice, si può sempre paragonare questi nomi con questa produzione degli anni Ottanta, il Goethe dei Dorian De Johnny Werther, o addirittura il Foscolo delle ultime lettere di Jacob Ortis, con una differenza che per questi scrittori la rivoluzione stava per arrivare, o è arrivata, e invece e si è data la rivoluzione francese, e invece degli scrittori italiani ventenni intorno agli anni Ottanta la rivoluzione, diciamo così, non c'è mai stata. E è difficile trovare degli elementi comuni a questa esperienza, proprio per i motivi che vi dicevo, perché si tratta di opere di natura profondamente diverse, di modalità di scrittura diverse, ma alcuni elementi comuni possono essere riscontrati. E prima di tutto un senso di scacco generazionale. Insomma, questi scrittori raccontano una frattura generazionale che si è determinata e che sembra non potersi superare. L'insofferenza nei confronti di una società che è rimasta ferma, immutabile, sorda a desideri di cambiamento profondi anche nelle relazioni personali, e l'estraneità ai rapporti sociali. Dopo il profondo coinvolgimento di tanti giovani negli anni delle proteste, in quel decennio per certi versi ricco ma anche drammatico, che va grosso modo dal 68 al 78, il famoso maggio 68 e il rapimento, omicidio e assassinio di Aldo Moro, ecco, dopo gli anni di forte coinvolgimento invece sembra quasi essere necessario un rifiuto del coinvolgimento nell'ambito sociale. E molto spesso questi libri raccontano proprio il desiderio di fuggire, di andarsene via, di scappare. Diario di un millennio che fugge, di Marco Rotoli, credo che possa essere un titolo significativo di questo tipo, per questo tipo di aspetti, di tema. E poi la ricerca di soluzioni personali alternative, il sprofondare dentro la dimensione privata come unica possibilità di realizzazione di un cambiamento profondo. E questo vuol dire la ricerca di nuove sfere affettive, e di nuovi sentimenti, ricordiamo questo termine, nuovi sentimenti, questa espressione. Anche a costo di ricercare questi nuovi sentimenti, queste nuove sensazioni nel mondo artificiale della droga. E questa novità di te
problemi, di storie, di vicende, ecco, non sempre accompagnato da una chiara coscienza formale, stilistica, nel senso che si cerca più che altro, insomma, di raccontare tutto quello che passa per la mente, piuttosto che trasformare questa massa larica in una forma narrativa costruita, ricercata in uno stile che magari possa essere altrettanto innovativo come la materia. Devo dire che sono pochi gli scrittori che invece hanno questa sensibilità, questa attenzione anche all'aspetto formale della scrittura. E un libro che ha voluto raccontare questo scarto generazionale, un libro che è diventato anche un fenomeno, anche questo, di fenomeno editoriale, è un libro dell'89, Due di Due di Andrea De Carlo. È un libro che un po' ricorda, per costruzione secondo me, Narcisa Boccadoro di Herman Hesse, riprende uno di quegli scrittori che era tanto, insomma, che erano così amati proprio da quella generazione, che senza nascondimenti strani, quella generazione a cui appartengo io, e dicevo, Andrea Di Carlo racconta proprio la storia di questi due giovani che attraversano le contestazioni a Milano nel 68 e poi scelgono strade alternative per trovarsi soltanto alla fine. Tra tutti l'elenco di questi scrittori sarebbe lunghissimo, sicuramente me ne dimenticherei qualcuno, ma lo scrittore che secondo me non solo ha saputo interpretare nel modo più acuto questa nuova sensibilità, ma è stato anche quello che ha saputo dare una forma espressiva personalissima e attentissima, è Vittorio Tondelli, per Vittorio Tondelli, che nasce nel 1955 e poi morirà prematuramente nel 91. Il suo primo libro di racconti del 1980, quindi la data, insomma, ha un suo valore simbolico, cioè Altri Libertini, un libro che è stato anche sottoposto a processo per oscenità, e costituisce da questo punto di vista uno spartiacque, secondo me, nella storia della nostra letteratura. Pier Vittorio Tondelli è stato anche un grande, come dire, creatore culturale, organizzatore culturale, e un suo intervento sulla rivista Linus ha chiesto ai giovani di scrivere e di mandare a lui questi racconti, e poi questi racconti sono stati selezionati e poi pubblicati in una serie di antologie del 25. E uno di quegli scrittori giovanissimi allora selezionati che pubblicò per Vittorio Tondelli, che poi, come avete sentito, ha avuto una carriera letteraria notevole, ormai significativa, insomma, che lo voglio o no, è una specie di, fra virgolette, non se ne è dovuto un classico, è proprio Romolo Bucca, All'interno di questo fenomeno così complesso, così ricco, così interessante da studiare, studi ce ne sono stati, ricordo uno dei primi, Filippo Laporta era un critico militante, scriveva sul Manifesto, e ha proprio poi raccolto le schede che nel corso degli anni aveva via via pubblicato in un libro, un saggio, intitolato per l'appunto La nuova narrativa italiana. E Travestimenti e stili di fine secolo, questo era il sottotitolo, interessante il sottotitolo Travestimenti, proprio per questo cambiamento, questa mutazione che si stava compiendo, una mutazione generazionale da un punto di vista esistenziale, ma anche una mutazione da un punto di vista narrativo. Dicevo, all'interno di questo panorama così ricco, così complesso, così magmatico e difficile da dominare, colpisce il fatto
che ci siano moltissimi scrittori veneti e segnatamente moltissimi scrittori padovani. Come spiegare questo fenomeno? È estremamente difficile, probabilmente non c'è una spiegazione, c'è molta casualità, ma se proprio noi dovessimo individuare una ragione in questa importante presenza di scrittori veneti, potremmo dire che in Italia quest'area, appunto quell'area che è stata chiamata del nord-est, che è sostanzialmente il Veneto e la parte occidentale del Friuli Venezia Giulia, Veneto, sostanzialmente la Venezia nel senso più largo del termine, è una delle aree in Italia che in quegli anni ha subito la più grande, la più massiccia trasformazione da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico. Si è passati da, per dare insomma, in modo molto schematico e approssimativo, si è passati da una terra fondamentalmente agricola, a parte poche aree, qualcuna nel Vicentino, Venezia, e terra di emigrazione, una campagna arretrata, come è stata raccontata proprio da un altro scrittore padovano di una generazione e mezza, due precedenti, cioè Ferdinando Camon, grande scrittore, non riconosciuto a Padova, per lui questo è un coraggio. E dicevo, si è passati da una situazione di questo genere a una terra invece di diffusione industriale, non con grandi concentrazioni industriali, ma con piccole realtà industriali. Insomma, si è passati al capitalismo superando quella fase di accumulazione del capitale, smettendo dunque Marx da questo punto di vista. E per farvi capire la ricchezza del fenomeno e la novità di questo fenomeno, cioè gli scrittori del Nord-Est, mi permetto di citare due antologie, una che è uscita nel 99 e una del 2006. Allora, la prima antologia si intitola Sconfinare, il Nord-Est che non c'è. E vi leggo gli autori che hanno contribuito a quella antologia in ordine alfabetico: Gianfranco Bettin, veneziano, Romolo Bugaro, Mauro Kovacic, testino ma ha vissuto tanti anni a Pordenone, adesso credo viva a Roma, Roberto Ferrucci, Marco Franzoso, non nato a Padova ma vive vissuto operato a Padova, è legato a Padova, Maria Mazzeo, Giulio Mozzi è padovano e forse è stato probabilmente il primo scrittore padovano in quest'area che è stato, come dire, riconosciuto anche dalla grande critica nazionale, Tiziano Scarpa, veneziano, Pietro Spirito, Vitaliano Trevisan, che è mancato, e Gianmario Villalta è di Pordenone, è stato anche presidente dell'Istituto Paolo Pasolini di Casarsa e organizza Pordenone Legge. L'altro libro è del 2006, per Marsiglio, in collaborazione con il Corriere della Sera. Quindi il più grande giornale italiano aveva, nel 2006, ha riconosciuto l'importanza e la consistenza di questo fenomeno in modo tale da contribuire a questa antologia. L'antologia si chiama I nuovi sentimenti. Già il titolo indica questa necessità di raccontare questa nuova realtà, anche individuale, esistenziale, con questo strumento privilegiato che è la narrativa, quindi non analisi sociologiche o economiche, che non colgono i processi, non riescono a cogliere in profondità i processi di trasformazione che si stanno compiendo, ma la narrativa. Anche qui mi permetto, l'elenco un po' più lungo, abbiate pazienza, di leggere i nomi e ritroverete molti dei nomi
si è ampliato. E con i sentimenti sono sempre sono stati curati, il libro, l'antologia è stata curata da Bughero e Franzoso, e con gli scritti di Marco Mancassola, ancora una volta Tiziano Scarpa, Rocco Bughero, Marco Franzoso, Gianfranco Betti, Giulio Mozzi, Massimiliano Nuzzolo, Italiano Trevisan, Marco Bellotto, Alberto Gallini, Alberto Fassina, alcuni di questi hanno poi fatto strade anche diverse, scelte diverse, Umberto Casadei, Gian Mario Villalta, Roberto Ferrucci e Paolo Kovacic. E quali sono, insomma, questa narrativa dà conto di questo processo di trasformazione e dei cambiamenti che sono avvenuti. E il Veneto agricolo è arretrato, è diventato, come dicevamo prima, una terra industrializzata. E i nuovi soggetti economici, i protagonisti di questa trasformazione, non hanno alle spalle una tradizione produttiva, quindi sono dei self-made men, in un contesto però che è nel resto dell'Italia, nel resto del mondo, è dal punto di vista del capitalismo già fortemente avanzato, e questo ha prodotto cambiamenti anche nei comportamenti, nelle relazioni sociali e nei comportamenti delle persone. Insomma, si è compiuta una vera e propria metamorfosi, che la narrativa più giovane, sente la necessità di raccontare. Questa è la materia di questi racconti. Uno dei primi scrittori padovani a essere riconosciuti a livello nazionale è Giulio Mozzi. Il suo libro, per teoria, questo è Giardino, del 93, viene recensito un po' dappertutto, se ne accorge, c'è un servizio addirittura su Espresso di quegli anni. E a fianco, magari dirò qualche cosa su Romolo Bugaro, le sue osservazioni. E interessante è il caso di Marco Franzoso, che, come avete sentito, ha collaborato anche con Romolo, quindi c'è un legame anche personale di stima, insomma, del lavoro reciproco. Marco Franzoso incomincia con dei romanzi scritti in un pastiche tra dialetto, diciamo così, genericamente veneto e italiano. La cosa interessante è che che il dialetto è usato per ricostruire slogan, formule anche politiche, sociologiche, filosofiche, che generalmente vengono espresse solo nell'italiano colto, e poi invece è approdato a una narrativa in cui, con una scrittura più convenzionale, non tradizionale, ma apparentemente più convenzionale, e su, ancora una volta, temi invece più intimi. A fianco di più recente possiamo citare anche il caso di Matteo Righetto. Matteo Righetto incomincia con un libro, anche questo, che vuole descrivere la situazione veneta mutuando le modalità narrative anglosassoni, hard boiled o cose di questo genere, e poi, come probabilmente sapete, si è fra virgolette specializzato nella scoperta di sentimenti e storie alternative, ma anche andate in montagna come un luogo di rigenerazione. Ma secondo me, io credo che sia un giudizio critico difficilmente smontabile, lo scrittore che ha seguito una linea coerente, un'evoluzione riconoscibile, che ha una produzione ormai molto molto ricca e che è stato attentissimo alla realtà
sia per quell'aspetto che per molti scrittori invece questa ondata, diciamo così, è sembrato trascurabile, e cioè un'attenzione proprio all'aspetto formale di scrittura, l'attenzione alla scrittura come disciplina, insomma, stilistica. È stato detto da professoressa Scala, è stato detto, abbiamo detto i titoli di Bucherò, io non vi voglio rubare di più, ma qualcosa mi permetto di dire. L'attenzione di Bucherò in moltissimi suoi libri è proprio quella di raccontare questa trasformazione, muovendo i suoi personaggi in una realtà nota, che spesso, non sempre, ma spesso è quella di Padova. Non è una Padova a cui si allude vagamente, ma è una Padova descritta, trasformata ovviamente artisticamente, una Padova con i luoghi specifici, con le strade e anche, diciamo, con il paesaggio che circonda Padova. E quando Bucherò muove i suoi personaggi e riempie la quinta di oggetti concretamente indicati, descritti nella loro specificità, anche nella loro durezza quotidiana. E in questo senso è uno scrittore realistico, non nel senso tradizionale ottocentesco, ma perché dà a queste storie, a queste vicende, che sono vicende di crisi personale, di sfaldamento della soggettività, e una consistenza reale e concreta. È un po' un filo questo che lega molti suoi romanzi, cominciando da La buona e brava gente della nazione, per proseguire poi dalla parte del fuoco, e non è ambientato a Padova, ma insomma i protagonisti in qualche modo ricordano quei personaggi, insomma, che hanno subito le trasformazioni proprie del Nord-Est, e il labirinto delle passioni perdute, e si ritorna, e il culmine di questo processo è il libro Effetto Domino, che proprio racconta, no, quel svilupparsi dell'economia del Nord-Est e poi la sua crisi, il suo sfaldamento che trascina con sé anche i destini delle persone. Ancora non c'è stata nessuna battaglia nel 2019. A fianco di questo tipo di narrativa, a partire da quel Bea Vita che è stato citato, e per arrivare ai ragazzi di 60 anni, Bucherò ha scoperto una specie di voce diversa, non il narratore oggettivo che registra questi processi, ma lo scrittore che in qualche modo ne è anche il protagonista, che li ha vissuti, e quindi è un raccontare un'esperienza rivissuta a metà strada tra una specie di saggio, senza gli strumenti ovviamente della ricerca scientifica, sociologica, e di narrazione. Sono libri che sono tanto, come dire, illuminanti quanto godibili, facilmente godibili, si leggono veramente di un fiato. E proprio per questo suo ruolo così centrale, io credo che sia proprio interessante sentire quello che Romolo Valla dice adesso. Grazie. Bene, bravissimo. Allora, guardate, io direi questo.
questo. Padova, proprio la città di Padova, effettivamente, misteriosamente. Padova e Venezia, in realtà. Ci sono molti scrittori antichi qui, molti, dimenticando me proprio, molti bravissimi scrittori, come Giulio Monti, ma tutti i nomi che ha fatto il professor Zago, che ha fatto Mirko prima. Fra loro ci sono degli scrittori veramente straordinari. Uno purtroppo si è tolto la vita da poco, uno dei migliori, che era l'italiano Trevisano, paio di anni fa, perché vivere gli era diventato insopportabile, che è una cosa che accade. Allora, questi scrittori, compreso l'italiano Trevisano, per molto tempo, noi per molto tempo, ci siamo proprio frequentati tanto. Per anni, sia a Venezia, insomma, con gruppi un po' diversi, ma insomma i nomi sono questi. Ci vedevamo di continuo, ogni settimana ci incontravamo. E da queste riunioni è nato, per esempio, appunto, il libro che citavi, Mirko, che è un po' di sentimenti, che è un po' una collezione, insomma, di questi nomi. Allora, i motivi per cui ci incontravamo erano due sostanzialmente. Il primo, una necessità di stare insieme in una terra di sospetto per gli scrittori, per, voglio dire, Veneto è una terra concreta. Ma cosa fai tu? Lavori, non lavori, porti a casa il fatturato o non porti a casa il fatturato? Ma chi sono gli scrittori? Della gente fuori di testa, fuori di sé, che si occupa, che segue le nuvole, siccome il clima, come dire, ma io non è una critica, non è, è un dato. Diciamo che in una terra particolarmente concreta come questa, con enormi vantaggi anche che vengono, un'enorme ricchezza che viene da questa concretezza, chi si occupa di cose poco, come dire, socialmente riconosciute, si sente spiazzato, si sente non ostracizzato, perché ostracizzato è troppo. Comunque, insomma, noi sentivamo il bisogno di riunirci, di parlare, questo è il primo motivo, perché questa è una terra particolare, che non capisce, o capisce un po' meno, diciamo, certi interessi, come gli interessi letterari, e spinge quindi chi li pratica a stare più vicino. Questo è un tema. Il secondo tema è stato sempre, come diceva Mirko, come diceva il professor Zago, questa è stata una terra di cambiamento maggiore rispetto ad altre, perché il Veneto negli ultimi 50 anni ha subito torsioni e continua, adesso ne parliamo. E quindi per degli scrittori come molti di noi, non tutti, ma molti di noi, che erano proprio interessati a cercare di capire, a cercare di leggere il presente. Scrittori interessati alla trasformazione, al mutamento, e alla fatica di starci dentro. Tutti noi no, la sentiamo, questa fatica della trasformazione veloce, del cambiamento continuo, che se ti fermi un minuto ti lasci indietro, e mamma mia, l'app, non c'ho l'app, non posso più prendere l'aereo. Ma... cioè, tutta questa grandissima quantità di cambiamenti, noi, che c'è, noi sentivamo il bisogno di interpretarla e in alcuni casi, secondo me, belli, abbiamo cercato di interpretarla in modo collettivo, quindi non con un lavoro singolare, con il libro di questo, il libro di quello, il romanzo, la raccolta di racconti, ma per esempio comunque l'antologia, ti ringrazio di aver citato, io ci tengo tantissimo, è un'antologia che è uscita almeno una decina di anni fa, ma è importante, cioè importante, scusate se sembra che è auto, non importante perché l'ho curata io, per le altre voci, diciamo. Era un tentativo di interpretare, no? E poi quello che deve fare, io credo, la letteratura, che cosa deve fare la letteratura? Dire la verità in una forma adatta e quindi interpretare il presente, fare, come dire, una lotta col presente. La generazione mia, che è la generazione quella dei nati negli anni 60,
è passata attraverso una sequenza di cambiamenti inaudita. Adesso, insomma, io immagino che voi ricorderete la Padova degli anni 70. Le strade erano ferro e fuoco. L'eroina ha cancellato una generazione, la mia generazione, la nostra generazione, tra, come dire, persone che hanno subito e inferto la violenza politica, data e ricevuta, poi il carcere, e le persone che durante o dopo quell'esperienza politica si sono perse, perdute, cioè una, come dire, percentuale altissima di persone. Alcuni hanno parlato di una generazione cancellata, ed è così. Adesso non sto a raccontarvi la mia esperienza personale, tutte le persone, insomma, ma moltissimi ragazzi sono morti a 18, 20, 22 anni di eroina negli anni 70. Una cosa che, per fortuna, adesso ci sono altri problemi, aggiungo altri problemi, ma per fortuna quel problema non c'è più. Infatti io detesto la narrazione, mamma mia, oggi va tutto male, una volta andava meglio, oggi è sempre peggio. Ma dove? Non abbiamo memoria, perché gli anni 70 sono stati dei periodi ad ogni livello, anche ricchi, magnifici, ma anche più cupi e terribili, io credo, della nostra storia. Allora, recente. Allora, noi avevamo questa doppia, provenivamo da questo doppio salto, da questa doppia crisi. Noi come generazione, intendo dire, e anche come gruppo di scrittori, come gruppo di persone che si interrogavano sul presente. Da una parte il crollo dell'ideologia, il crollo dei grandi orizzonti, giusti, sbagliati, di destra, di sinistra, non importa, di certo sono caduti. Uno. Due, la trasformazione proprio sociale del territorio, la trasformazione dell'economia. Ed era anche un'occasione magnifica di misurarsi, no? Perché avevi entrambi gli aspetti, avevi l'aspetto tuo personale, la tua storia, che è la storia di una persona che nasce in un mondo, anche di violenza, se volete, ma comunque un mondo, diciamo, connotato dalle architetture astratte, mettiamolo così, che poi potremmo essere l'ideologia, chiamiamolo come vogliamo, che scompaiono in pochi anni davanti ai nostri occhi. E poi un mondo, noi non abbiamo conosciuto, io sono nato appunto negli anni 60, ho vissuto tanti anni a Campo San Piero negli anni 60, per l'inizio degli anni 70, era proprio un altro mondo, che insomma io non ho conosciuto la civiltà contadina di Camon. Io ho conosciuto quello che è venuto dopo, un Veneto che era già parzialmente industrializzato, eccetera. Ma in quegli anni successivi ho visto la trasformazione. E direi che le trasformazioni più importanti, quelle veramente decisive, sono anche le meno visibili. Sono quelle che sfuggono quasi sempre. Diceva la professoressa che ci ha presentato, io faccio l'avvocato e mi occupo, ma adesso non c'è più il diritto fallimentare, veramente. C'è stata una riforma, la parola fallimento è stata cancellata, perché era, come dire, era troppo negativamente connotata. Adesso c'è una cosa che si chiama codice della crisi d'impresa, ma insomma, al netto di questo, io mi occupo di persone ricche che perdono tutto, di persone abituate al potere, abituate a essere al centro, riverite, che per varie questioni della vita si ritrovano di colpo ai margini, a volte anche in carcere, a volte proprio crolla tutto. Bene, allora, io ho 62 anni e questo lavoro lo faccio da molti, molti anni. Una ventina d'anni fa, le persone che io vedevo erano principalmente, come dire, queste persone, questi imprenditori che andavano male. Facciamo, ecco fatto. Erano principalmente delle persone colpevoli. Principalmente delle persone colpevoli di qualcosa, colpevoli di aver voluto continuare
fidarti delle persone sbagliate. Comunque, 20 anni fa, le aziende che andavano male principalmente perché c'erano stati degli errori. Io, si sedevano davanti a me, li vedevo, parlavo con questi imprenditori, capivo l'errore, poi si cercava di fare quello che si poteva. Adesso non è più così. Adesso c'è stata un'interruzione nella catena delle responsabilità. C'è un'azienda che lavora, sono talmente tante le incertezze, le zone di instabilità del mondo, che tu sei un imprenditore serissimo, hai fatto tutto per bene, hai sempre trattato bene i tuoi dipendenti, hai fatto tutto, 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 ma avevi il difetto di lavorare con la Russia. A un certo punto la Russia subisce le sanzioni e tu chiudi l'azienda, ma non è colpa tua. Oddio, forse in un senso latissimo si potrebbe anche pensare che era colpa tua perché avresti dovuto prevederlo, che bla bla bla, oppure ti crolla una banca del territorio e tu hai degli impegni, degli investimenti con quella banca del territorio. Insomma, io vedo continuamente gente che cade senza colpa. Prima colpa c'era, adesso non c'è più. C'è ancora, per carità di Dio, c'è ancora, ma molto meno. Diciamo che mentre percentualmente prima, nel 90% dei casi, c'era qualche forma di colpo, di imprudenza o di imprevidenza, o chiamiamola come volete, adesso io direi che un buon 60% dei casi sono semplicemente cose che accadono nella complessità di un mondo infinitamente più connesso, più stratificato e più instabile. Questa è una roba che la letteratura ha il dovere di raccontare. Deve farlo, se no che cosa ci sta a fare? Questi sono i temi che noi abbiamo. Uno adesso, insomma, questo è uno dei tanti, ma io credo che lo sforzo che noi abbiamo cercato di fare, che alcuni di noi, insomma, sempre per i nomi che citava il professor Zago, hanno sempre fatto, è quello di raccontare queste trasformazioni che uno non vede tanto. Allora, guardate, concludo, che poi non voglio. Non per parlare del mio lavoro, che proprio, ma solo come io, come diceva il professor Zago, nel 98 ho scritto un libro che si chiamava La buona e la gente della nazione. E quel libro era un libro ambientato tra questi giovani avvocati rampanti degli anni 80-90. Professionisti, come dire, ricchi, un po' adosciati, gente che fa tardi la notte, queste notti che non finiscono mai, discoteche, mattina, sempre, ma certamente dei giovani professionisti, dei professionisti trentenni, come ero io all'epoca, che si sentivano molto in mano, sentivano di essere vincenti, perché bene o male la categoria professionale ti restituiva questa sensazione di te stesso. Adesso il mondo professionale non ha, anche lì c'è stata una trasformazione, non ha niente a che vedere, ma neanche da lontano, con quello che io raccontavo negli anni 90. Adesso gli avvocati, ce ne sono alcuni, è polarizzato, ce ne sono il 10% che guadagnano per tutti, un 90% che è proletariato puro, gente che non arriva alla fine del mese, è la realtà. Basta vedere i dati reddituali della Cassa Previdenza. Una volta i tribunali erano, non so se voi avete mai avuto, per qualche motivo, occasione di andarci negli ultimi anni, fino a 10 anni fa non riuscire neanche a entrare dalla gente che c'era, calca, tutto. Adesso se voi entrate in un tribunale, sono lunari, deserti, corridoi deserti, anche a Padova, qui fate una prova una volta, non c'è più nessuno, perché c'è il processo civile telematico, soprattutto via telematica, non
c'è più l'oralità, viene tutto depositato in forma cartacea, c'è stata una caduta, come dire, dei contenziosi, perché tutti in Italia hanno capito che insomma ormai no. E quindi non vengono smantellati, perché lo Stato arriva sempre molto tardi a creare risparmi. Le banche, per esempio, sono state rapidissime nel loro smantellare le filiali, che vedete, non ce n'è quasi più. Invece i tribunali sono ancora lì, ma sono vuoti. Insomma, tutto questo per dire che la trasformazione è ovunque intorno a noi. E in un altro libro, e qui veramente concludo e vi ringrazio, in un altro libro che ho fatto, che è Effetto Domino, io anche lì, come dire, c'è stato il Veneto contadino degli anni 50, del dopoguerra, degli anni 50, 60, dove davvero, nel quale non credo che noi dobbiamo essere molto nostalgici, perché le donne erano schiave, la povertà era ovunque, insomma non credo che si debba avere nostalgia per quei tempi andati, perché non erano affatto bei tempi. Comunque c'è stato quel Veneto lì, che è il Veneto di Ferdinando Camon, che è il Veneto di Notare per la Madre, e altri suoi libri ti racconta magnificamente. Poi quel Veneto si è industrializzato, cosa che sappiamo tutti, luogo comune ormai, e sono nate poche reti, molta solitudine, nel senso che quasi tutti questi padroncini, tutti questi imprenditori piccoli e medi, a volte anche grandi, erano sempre soli, molto soli, erano l'azienda, il loro castello, loro stavano lì. Ecco, io sono arrivato già dopo tutto questo, già nel 2015, già nel 2016, e oggi lo vediamo ancora meglio. Quegli imprenditori erano già degli sconfitti. In Effetto Domino io racconto la storia è quasi vera, peraltro, forse, di una, come dire, grande speculazione immobiliare che a un certo punto crolla, trascinando con sé moltissime persone, perché era un'operazione fatta non con i soldi dell'imprenditore, ma con i soldi delle banche. A un certo punto una delle banche si è sfilata. Ecco, per esempio, una delle colpe e una delle ulteriori trasformazioni che io ho visto è stato il ritardo di tutta una classe imprenditoriale del Veneto, tutta, nel capire, bravissima nel proprio lavoro, bravissimi a fare la carpenteria, bravissimi a tirare sulle case, bravissimi nel loro campo, ma totalmente incapaci di capire che intorno al loro campo la finanza, il credito, tutto era cambiato, non l'hanno capito. E sono stati travolti. Infatti oggi il Veneto è sempre naturalmente una terra ricca, è sempre una terra molto industrializzata, ma non è più il Veneto del 1990, del 2000. È un Veneto dove si sta, se voi leggete anche i dati della Fondazione Nord-Est, dove i giovani non hanno mica più voglia di aprirsi la loro, come dire, il loro lavoro autonomo, la loro piccola azienda, puntano al lavoro dipendente, perché c'è stata a un certo punto un'implosione, una trasformazione. Quell'entusiasmo lì si aspetta, arriveranno altre cose positive, non voglio mica essere pessimista, che è stupido, inutile, è perfettamente, proprio, non è questione di pessimismo, però diciamo che quella sorta di bolla che c'è stata, io direi, fra gli anni 80 e il post 2000, poi quella si è sgonfiata. E adesso, non che io, ma questo per esempio senza parlare di me, molto, in un modo magnifico l'ha fatto l'italiano Trevisani, il racconto di questo. C'è un libro dell'italiano Trevisani che si chiama Works, che è un libro imperdibile, guardate, leggetelo, è un libro magnifico per capire il Veneto. Sono tutti i lavori che ha fatto questo uomo nella vita, prima di diventare scrittore a tempo pieno. Un libro magnifico, magnifico, assolutamente magnifico. Allora, concludendo, io credo che il compito della letteratura sia proprio questo, essere una terminazione nervosa nel presente.
Il Veneto, per brevi ragioni, che ho cercato insomma, così di sintetizzare, è stata una terra fertilissima dal punto di vista della trasformazione, per questo, concludendo e rispondendo a me, per questo probabilmente appunto, come tu stesso hai detto, ci sono stati tutti questi scrittori, alcuni dei quali bravissimi, purtroppo se ne sono andati troppo presto. Grazie. Grazie. Allora, io direi adesso di aprire le domande, approfondimenti che volete fare. Comincio io con, mi rifaccio proprio all'ultimo discorso che faceva Romolo Bugaro riguardo agli imprenditori veneti, no? Al fatto di essere una terra dove nel Veneto, qui una terra dove moltissimi hanno le capacità, no? E che spesso la crisi non è dovuta tanto alle loro capacità, le capacità di questi imprenditori, alle loro capacità produttive o manageriali, quanto al fatto di non guardarsi intorno, di non guardare anche in generale, di non guardare, secondo me, anche gli altri. Io trovo che il difetto principale che forse nella nostra regione c'è e che la distingue moltissimo dalla Lombardia non sia soltanto il fatto che noi in Lombardia abbiamo la grande industria, no? E quindi la grande industria comprende tutto un ambito, no? E un circondarsi anche di altre imprese, quindi è qualcosa di più grande, no? Penso, no? Che l'imprenditore veneto abbia visto semplicemente un po' il proprio profitto, non ha guardato mai più in là del anche benessere generale, no? Del, almeno questo è un mio pensiero, ma che in fondo io trovo anche tra le righe dei suoi romanzi, proprio indomino, no? Ma anche lì dove si parla, ma anche nell'ultimo romanzo, quando lei che è un romanzo anche umoristico, anche simpatico, no? Perché tratta anche della vita di tutti i giorni, no? Di questa coppia, no? Che insomma vive anche l'età, diciamo così, dei 60 anni in maniera un po' critica nella loro relazione, no? Però anche il fatto di lei che per esempio vuole diventare, no, imprenditrice partendo da zero, da una scarsa conoscenza insomma, ma anche si guarda poco intorno, no? Deve sentire sempre i suggerimenti degli altri per concludere, poi per fortuna insomma un po' conclude positivamente. Ora ci sono delle pagine in cui però lei ritorna al fenomeno della crisi di una generazione che non sa guardare anche al bene collettivo. Non so se questa è una visione sbagliata, errata, però è una visione che per esempio io condivido. Cioè condivido, perché secondo me è vero che c'è questo limite, nonostante è da apprezzare il lavoro, le capacità, la creatività che c'è anche in questa regione. Allora, questa è la mia domanda. Poi sentiamo qualche altro e anche delle semplici domande. Chi vuole intervenire? Venga, venga. No, venga qui, così c'è la registrazione, noi preferiamo anche la partecipazione del pubblico. Saluto Cavalli, okay. Va bene, grazie. Beh, allora, prima di tutto, grazie per quella nostra presentazione.
ha avuto un tono amorevole in un certo senso, scusate, ma mi viene da dire questo. Vorrei tornare su uno dei primi elementi introdotti da professor Milton. Forse vicino. Nel citare quella generazione di mezzo, quegli scrittori di mezzo, che in qualche modo non esplosivi come quantità, ma cominciavano ad annunciare l'esplosione finale. Insomma. L'esplosione finale che poi è un'esplosione molto localizzata, come è stato messo bene in evidenza. Allora, una cosa che mi ha veramente sorpreso, in maniera veramente positivissima, ma intrigato un po', è stata la citazione di Calvino, e poi Umberto Eco ovviamente, ma la citazione di Calvino, che è stato uno che si è arrotolato nella letteratura nei 40 anni dopo la guerra, dalla letteratura resistenziale fino alla meta astronomia, meta matematica, meta scienza, no, tanta scienza, eccetera. No, mi ha molto intrigato mettere in evidenza quel romanzo, Una notte d'inverno, eccetera. Come mai proprio quello? No? Perché se uno va un po', sto pensando agli amici, le letture, le chiacchiere, uno pensa anche le città invisibili, una roba esplosiva, o altre cose, insomma, fino a Paloma, eccetera. Ecco, quello mi ha molto. È una cosa che mi piacerebbe capire, perché quello debba essere pensato come un tradunion, no? Ecco, questa è una cosa che mi interessa moltissimo. Un'altra cosa, sempre in questa costruzione, questo racconto della letteratura di mezzo, insomma, Camus non è stato citato, ma è stato citato giustamente subito dopo, insomma, no? Ecco, e io ho perso, non ho capito bene proprio per problemi acustici, ma c'è stata una puntualizzazione veloce sulla sua non comprensione, sulla sua non accettazione della critica o... anche questo mi, in qualche modo mi, non dico che mi ferisce, ma mi colpisce sì, perché la mia età dimostra che potevo essere un grande lettore, no? Di quegli anni di Camus, e lo sono stato, insomma, come di Camino, tante tante. Però ecco, mi piacerebbe, senza perderci, visto di un punto, mi piacerebbe un po' capire questo passaggio che a non tutti è chiaro che non è stato riconosciuto, eccetera. Grazie.